Ciao, buongiorno a tutti e buon sabato. Giornate bellissime. Qui a Lecco c'è un sole, fa freddo, Ci sono 2 gradi, ma fa veramente, veramente freddo. Ma ci sono di quelle giornate che questo inverno ci sta, questo autunno ancora, perché non siamo ancora in inverno, ci sta regalando delle giornate meravigliose. Cosa vi racconto oggi? Vi racconto il mio Black Friday. Allora, io non sono una che compra nel Black Friday, a parte quest'anno, perché ho puntato alcune cose di make-up che mi interessavano, non volevo prenderle a prezzo pieno e quindi prima sono andata negli store fisici a vedere com'erano. Poi me li sono messi nel carrello per paura che qualcuno me li rubasse e al momento degli sconti di questa settimana ne ho approfittato. Allora, volevo farvi vedere le 2 collezioni natalizie di Pupa e di Kiko. Ho comprato alcuni elementi. Ora, io non so bene se il Black Friday finisce. Sono andata a controllare, comunque dovrebbe essere comunque ancora attivo fino a domenica. Poi presumo che altri sconti vadano avanti per le festività natalizie. Non sono molto ferrata in materia, anche perché generalmente, se una cosa me la posso permettere e mi piace e non ha un costo eccessivo, la compro. Altrimenti, anche gli sconti così di fine anno, di solito che si fanno a fine stagione, io, cioè, non è che mi serve mai molto. E quindi, cioè, se una cosa mi piace e soprattutto me la posso permettere, la compro al momento che la vedo, altrimenti lascio perdere. Non voglio in nessun modo istigarvi all'acquisto, vi faccio vedere i miei acquisti. Se vi piacciono, andate a controllare perché su Kiko so di per certo che ci sono ancora tutti questi articoli. Sul sito di Pupa non ci sono più e non c'è anche lo sconto, non c'è più neanche lo sconto del 30% di cui io ho approfittato, ma su altri store online tipo Pinalli, adesso non mi vengono in mente, però basta che mettete in Google l'articolo che vi interessa, vi viene fuori dove è ancora in sconto, insomma. È solo così, un haul, una haul, un haul dei miei prodotti Black Friday che ho acquistato. Allora, ho portato anche le salviettine, ho finito quelle normali, sono salviettine intime, ma va bene stesso. Per togliermi gli switch, gli swatch, che vi farò, vediamo se ne sono in grado e partiamo dalla collezione di Pupa che avete probabilmente visto nelle stories e sul mio canale Instagram. Allora, cosa ho preso? Ho preso Pupa Delicious Cake. Sono andata al mio Tigotà ed erano in bella vista. Ah, mi sono dimenticata la palettina di Snoopy che non era Black Friday, ma che ho trovato da Tigotà e che ho preso perché Snoopy fa parte della mia vita. Poi interrompo e ve la vado a prendere perché è stupenda. Vabbè, ritorniamo a noi. Allora, di Pupa c'è questa appunto collezione natalizia che è meravigliosa e ha il profumo delle torte, dei dolcetti. Fragrance Cookies, infatti, c'è scritto sulla scatoletta. Palette Ombretti profumata. Questa è la palette e sono i miei colori. Mi piacciono tantissimo, quindi c'è proprio un bianco per la palpebra. Vediamo dove lo metto. Aspetta che mi devo organizzare. Lo metto di qua? Sì, vediamo. E non so, vedete che non sono esperta di ste robe. Questo è proprio, diciamo, il bianco a tutta palpebra. Poi abbiamo un color rosato tortora che è bellissimo. Non spolverano così al momento. Sto diventando quasi un'esperta. Poi abbiamo questo glitter. Oh, wow! Che meraviglia, ragazzi! E poi ho finito le dita. Allora, c'è cioè, il profumo. Guardate, sì, vabbè, ma lo so che sono deficiente. Faccio di quelle cose. Comunque, questi sono i colori. Sono bellissimi. Il profumo è meraviglioso. Ve li faccio rivedere. Questa è la palette Ombretti Delicious Cake. Poi
Poi, vediamo un po'. Questo ve lo faccio vedere per ultimo, perché questa è stata una pazzia che non so neanche quanto metterò, ma mi piaceva troppo. Togliamoci questi swatch. Swatch. Ok. Perfetto. Poi ho preso illuminante viso, e cioè anche qua, questa è la scatolina, è a forma di meringa e si chiama Luscious Meringue. Illuminante viso profumato, fragranza caramello salato. E qui questa è la confezione, carinissima, e guardate che meraviglia. Adesso togliamo qua. Guardate che meraviglia, è bellissimo. Allora, è un illuminante non chiarissimo, ve lo faccio vedere, dove ve lo faccio vedere, ha delle sfumature molto dorate, non è che si vede, che tra l'altro, scusatemi, ma qua in cucina il sole è quello che è. Alla mattina vediamo se è molto delicato. A me non piacciono sulla mia pelle gli illuminanti che sembro un albero di Natale. Non si vede, non si vede, Elena. Credetemi sulla parola. Poi li vedremo in uso in un Get Ready With Me. Mi scuso per il primo Get Ready With Me che ho fatto, perché al momento del montaggio non so cosa sia successo, probabilmente ero troppo eccitata, ero troppo agitata, devo aver fatto qualche scemata e il finale non si è visto. Nel finale appunto mi toglievo il cerchietto, mi mettevo gli occhiali così potevo vedervi, anche se non vi vedo dal vivo, mi spruzzavo il profumo e nulla. La prossima volta cercherò di perfezionarmi, e ci sarà una prossima volta perché mi sono divertita tantissimo. Sono dei video così molto simpatici, piacevoli, anche perché io non sono assolutamente un'esperta, ma questo è quanto. Quindi questo è l'illuminante che trovo delizioso, il colore è proprio quello che vedete nel video. Poi dopo l'illuminante non potevo lasciare il blush Sweet Meringue Fragrance Buttery Cupcake. Sono spettacolari. Io queste sono andata al mio Tigotà, le ho provate tutte, cioè guardate che colore. No, è meraviglioso. Adesso vediamo se riesco a fare una cosa decente. Prettamente natalizio. Pigmentato ma non troppo, nel senso che poi sono bellissimi, non spolverano. Eccolo lì, vediamo, lo vedete? È proprio così. Poi ovviamente va sfumato. Se poi sfumiamo insieme il blush e l'illuminante, ma uno sberluccico solo, ragazzi, un albero di Natale, ma che meraviglia. E probabilmente non lo vedete, ma ho la ring light e non riesco a far di meglio, perché qua il sole arriva da mezzogiorno in avanti e va via fino a quando cala, ma sono circondata da condomini. La mia è una piccola casa degli anni 30, sopravvissuta all'edilizia violenta di quegli anni, perché ho di quei condomini, ragazzi, qua che sono in una piccola oasi nel mio giardinetto, circondata da condomini bruttissimi. Mi spiace per chi ci abita, se qualcuno di quelli che ci abita mi guarda non si offenda, ma è così. E quindi questi. E per ultimo, ma non per importanza, non so mai se lo metterò, il Sugar Candy Balm Labbra, sberluccicoso. Qua ci vorrebbe la mia amica Ila, che ama lo sberluccio. No, ma si vedono. No, ma che meraviglia, ragazzi, che meraviglia. Se me lo metto, vediamo se... Dai, me lo metto. Poi dopo me lo tolgo, perché non è che sono proprio sberluccicosa. Allora, sopra ho una combo di una matita di Bottega Verde vecchissima e di un rossetto color carne che mi faceva sembrare Morticia. Quindi ho fatto una combo, mi piace abbastanza, anche perché io amo i rossetti rossi forti, color mattone, ma mi sembra che su di me non stiano bene. E allora mi sto abituando pian pianino. Vediamo se si vede.
pensavo fosse più sfacciato, molto, mi piace tanto. Sberluccica, ma non troppo. Ve lo faccio vedere. Poi adesso, vabbè, ho sotto l'altro colore, quindi lo sberluccico c'è, non è eccessivo, quindi lo posso mettere tranquillamente dal 1° di dicembre al 25 dicembre e anche dopo per l'ultimo dell'anno. Ah, questo cosa profumava? Umam. Ma non, Suga non lo dice. Non lo dice. A me sembra che profumi, però comunque di dolcetto. Non so se è perché tutti questi cosini profumano. E sono molto soddisfatta dei miei acquisti. Ma ti pareva che non fossi soddisfatta dei miei acquisti? Mi piacciono. Io non compro tantissimi prodotti make-up, anche se in questi ultimi giorni ho veramente incrementato la mia collezione. E faremo un Get Ready With Me, adesso sto imparando anche a dirlo, per provarli insieme in maniera simpatica e giocosa. Rimettiamo tutto nelle scatoline, che è veramente stupendo, e vi faccio vedere invece la collezione di Kiko, che è strepitosa, bellissima veramente, ma veramente bella bella bella. Anche questa sono andata in negozio a vederla e poi sono tornata a casa senza aver comprato nulla, ma una cosa che non è di make up, ma siccome era scontata, sapete che sul sito di Kiko, come tutti gli anni, c'è il 3 più 3, quindi tre articoli li pagate e tre meno costosi ve li regalano. In più io avevo anche un buono mai utilizzato. Vi pare voi che io non mi ricordassi di avere un buono di 10 euro da Kiko? Va bene, e quindi queste cose me le sono portate a casa, non dico a gratis, ma quasi. Questo l'avevo visto in negozio e ne ero rimasta affascinata ed è. Adesso ve lo dico, Exfoliating Body Scrub. Questa è la sua confezione. Già il colore dice tutto. Il profumo si sente. Ha un profumo da spa. Buonissimo. In olio. Vediamo. Allora, scrub corpo con particelle sfoglianti di guscio di noce riciclato. Si ricicla il guscio di noce, sì, va bene. Zucchero di canna biologico e olio di mandorla, prodotto in modo sostenibile. E questo ci piace, grazie Kiko. Sì, è leggero, con delle particelle micro, 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 non si vedono neanche. Ma mi sembra bello e sfogliante, lo proveremo. Che profumo, mamma mia. E questo lo mettiamo via. E questo, diciamo, è l'unico prodotto che non ho, non è della collezione natalizia, ma mi piaceva e l'ho preso. Poi vediamo invece le meraviglie. Vediamo le meraviglie. Joyful Holiday Face Palette. Questo è il pack esterno, questo è il pack interno, ma quanto è bello! Anche per fare dei piccoli regalini, io ho approfittato non di prodotti Mica, ma di altri prodotti, che poi vi mostrerò la settimana prossima, per fare anche dei regalini. Questa è la palette ed è stupenda. Vediamo se riesco a sbocciarla in maniera decente, sbocciarla. Poi come faccio a farvela vedere? Ma non si vede mai. Facciamo sul palmo della mano. Allora, questa è la cipria, che praticamente è impercettibile, non si vede, a me va bene così. Poi abbiamo il blush. Ma che belli che sono. Sono molto delicati, eh. Poi vabbè, chiaramente non spolverano, ma sono molto delicati. Che bei colori. Poi abbiamo la terra. Sono delicatissimi. Vedete? Si vede?
La terra la vedo poco, cioè la vedo poco perché secondo me sono molto discreti. E poi c'è l'illuminante che vabbè è bellissimo. Ma sapete che io, cosa illumina? Ha dei toni sul bronzato, dorato. Vabbè, eccoli qua. Si vedono malissimo perché c'è proprio la ring light e io ho il riflesso anche negli occhiali. Devo ricordarmi di tenere lo sguardo abbassato. Poi magari quando mi truccherò, che siamo su nella camera hobby, che c'è una luce decente. Questa comunque è la palettina ed è meravigliosa. Poi è di un'eleganza raffinata e cioè anche da appendere all'albero di Natale. Cioè, volete fare un regalo a vostra figlia, a una vostra amica che lo preleva dal vostro albero. Cioè guardate che bella, mamma mia. E questo, poi, ho preso, così, facciamo così, la Enchanted Duo Blush. No, ma vogliamo parlarne? Cancelliamo con la gomma pane come se stessimo lavorando su un foglio da spolvero. Chi ha fatto una scuola artistica sa di cosa sto parlando. E ce lo proviamo. Wow! Questo è Natale, ragazzi, questo è Natale. L'allero poi sulla pelle umida che adesso ho passato la salviettina. No, vabbè. No, ma che bello! Fantastico, poi comunque si sfuma. Sì, si sfuma bene. Anche quasi sull'occhio. Bello, bello, bello. Vedete, si sfuma bene. Adesso tenete conto che io ho la pelle umida perché ci ho passato la salviettina. Bello, 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 bello. Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Li ho provati con voi, non è che li ho provati prima. Io li ho aperti, li ho ammirati, li ho richiusi e ho detto li provo con gli amici del canale nella mia semplicità. Poi. Sono poco credibile. Bello. Sberluccicoso anche lui. Guardate che bello. Sberluccicoso. Questo è un colore fantastico. Questo è stupendo. Bello, 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 bello. E questo è il Sparkling Lip Stick. Molto morbido. Adesso non lo metto sopra perché c'ho sotto 70 robe. Molto morbido. Molto sberluccicoso. Viene via neanche con la salviettina. Senza parole, ho preso i mini. No, guardate. E adesso ve li faccio vedere. Perché mi voglio abituare a questi colori. A me piacciono, li compro e poi mi sembro troppo volgare. E invece, va bene, non è che volgare, va bene. Ma quanto sono belli. Proviamoli di qua, così poi vi faccio vedere. Allora. Questo è, c'erano mi pare due versioni, uno con non mi ricordo bene. Questi sono Lovely Mini Lipstick Kit, ce n'era forse anche uno con i rossetti. Allora, questo è il colore e ciao, 02, così se mi piace poi dopo, a parte che ora che li finisco tutti. Questo è il colore 01 e lo mettiamo qua. E questo è nelle mie corde. E i colori carne sono quelli che mi piacciono di più, ma vorrei veramente riuscire. Adesso ve li faccio vedere tutti e tre. E questo è il colore 03, ovviamente 01, 02, 03. Questo è quello più scuro e
01, 02 e 03. Tutti e tre, non entrambi, tutti e tre mi piacciono e tutti e tre li voglio mettere. Devo imparare poi a mettere la matita sulle labbra per non far sbavare il tutto. Questa è la loro confezione, bellissima anche per fare un regalo. Non bisogna neanche impacchettarla, ci si mette sopra una coccardina. Fantastico. Oh, siamo arrivati all'ultimo articolo che è quello che mi piace di più, piacciono tutti. Ombretto cremoso e in polvere. Couple, vabbè, Goals is Shadow. Poi vi metto tutti i link chiaramente sotto, questo è il colore, adesso ve lo mostro, togliamo i rossetti, qua sberluccico tutta che manco a dirlo, facciamo asciugare un attimo, così, no così, sbatte troppo perché la mia pelle è un po' più chiara. L'allero, asciughiamo. Che bello! Sotto invece si svita e c'è questo color argento puro con un tocco di azzurro qua. Mamma, non ho mai messo io, cioè, mamma mia! Cioè, sembra una bambina. Adesso ne ho messo un botto, ragazzi, tanto per farvi vedere. Guardate, che belli. Io penso che nessuno sappia fare gli swatches come li faccio io. Ai, ai, bello. Sono super, super, super soddisfatta. Quindi, se volete fare qualche regalo a voi stesse, a qualche amico, a qualche amica, date un occhio, sul sito di Kiko o anche nei negozi fisici perché. La Lella stamattina è andata da Kiko e ha preso 6 ombretti glitterati e ne ha pagati solo 3, quindi vuol dire che per oggi è ancora attiva l'offerta. Su Pupa, purtroppo sul sito non ci sono più questi articoli scontati, anzi alcuni articoli non sono più presenti, probabilmente è stato un exploit di acquisti. Ma ho visto che su tanti siti online sono ancora presenti, oppure andate nei negozi che rivendono Pupa. Io adesso vi saluto, oggi ho una giornata importante per noi, carina, insomma, ci sarà una messa nella Basilica di Lecco dove tutte le corali parrocchiali e amatoriali si ritrovano e cantano insieme. Oggi sono molto contenta perché Mattia ha trovato un altro posto di lavoro anche se a tempo determinato, ma lavora in un negozio di alimentari, un panificio, un piccolo negozio di paese che è esattamente a 25 centimetri dall'uscita del nostro portone. È un negozio che conosciamo da tanti anni. Io abito in questo quartiere da quando ho 6 anni, a parte poi appunto l'aver cambiato casa quando mi sono sposata, ma comunque mia mamma si è sempre servita. È un nostro amico, sapeva che Mattia stava cercando comunque un posto di lavoro e gli ha offerto questo posto comunque a tempo determinato, ma a degli orari normali, e dà la possibilità a Mattia comunque di avere ancora una vita sociale a 25 anni, quindi di poter, cioè, dalle 8 della mattina fino alla 1 del primo pomeriggio, dalle 4 fino alle 7 di sera, quindi comunque potrà ritornare ad avere i suoi impegni con gli scout, ad avere i suoi impegni di volontariato, insomma una cosa un po' più rilassante, anche se nel posto dove ha lavorato fino adesso si è sempre trovato bene, ma si sa che comunque facendo il cameriere gli orari sono quelli, insomma, no? E quindi oggi sono davvero molto molto contenta e molto serena. Ho condiviso con voi le mie gioie del Black Friday, ce ne saranno ancora, anche perché però alcune cose non sono arrivate, probabilmente i siti sono molto intasati da tutti gli acquisti che stiamo facendo, ragazzi. Ho comprato per la prima volta nella mia vita su Shein e vi dirò che cosa ho comprato. Vestiti e trucchi. Quindi
Questo anche colpa di Michela Di Maio. Sappilo, scherzo ovviamente. Non è mai colpa di nessuno, nel senso che a 50 anni e anche prima, se uno compra, sa che lo può fare e compra perché è una cosa che gli piace. Adesso, veramente, cioè, questa è una cosa seria. Io quando continuo a nominare tutti gli amici e tutte le amiche che mi invogliano l'acquisto è perché lo posso fare, è una cosa che magari volevo, mi piace, l'ho scoperta, non c'è assolutamente, anche perché nessuno ci guadagna niente, insomma. Ci perde solo il nostro portafoglio, ma ci guadagna la nostra stima, il nostro umore, la nostra voglia così di volersi bene, e quindi male, non fa sempre se ce lo possiamo permettere. Basta Eli, presto che tardi, vi saluto, vi auguro davvero un buon sabato. Cerco di caricare subito il video se magari ancora qualcuno non avesse visto gli articoli del Black Friday di queste due aziende, ma penso di no. No, Kiko l'ho visto da molte parti, di Pupa invece non ho visto. Spero di avervi dato così una piccola news. Vi abbraccio e vi aspetto per il prossimo video, sempre se vi va. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, mettete la campanella, così mi potete seguire, oppure non mi potete seguire perché gli aggiornamenti che vi arrivano non vi interessano. Io vi abbraccio, vi mando un bacione e vi auguro una buona giornata. Ciao! Sono sempre io. Pensavate che mi fossi dimenticata? Infatti mi sono dimenticata. Questa è la palettina di Snoopy. Snoopy love his a lot of hugs. Non so cosa voglia dire, non importa, dopo lo cercherò. Che ho trovato al Tigotà, c'era uno stand in tonso di Bella Oggi, che io amo. Ho tantissimi prodotti di Meika, mi piacciono tantissimo, ne parla sempre pochissimo la gente di questo marchio italiano. Io con tutti i loro prodotti mi trovo benissimo e quando ho visto Snoopy non ho saputo resistere. Questa palettina costa sui 16 euro. Ha una tavolozza colori. Ho detto tavolozza colori. Tavolozza colori, ma perché no? Adesso ve la copro. Ha una tavolozza colori meravigliosa. Meravigliosa. Ve la faccio veramente vedere in velocità. Ma a parte che la... ok, si vede bene adesso. Ce n'erano di altre combinazioni. Ho messo una foto veloce sui social nelle storie per farvela vedere. Se avete occasioni di passare al Tigotà o in qualche altro store che rivende questo marchio, secondo me ne vale la pena. Andate a vedere, ci sono anche delle piccole pochettine con dentro magari il blush, un rossetto, una crema. Costano davvero poco, sono secondo me ideali per fare dei regali a delle ragazzine, a degli amici e delle amiche a cui piace truccarsi. Dico amici, ma non perché sono svarionata, perché ci sono degli uomini su YouTube che si truccano molto meglio di me e io li seguo e mi piacciono tantissimo. Quindi voglio dire, truccarsi si possono truccare tutti. E qua chiudo la parentesi. Vabbè, vi swatcho qualche colore, tanto per farvelo vedere. No, guardate, cioè scusate. Dai, anche se specchia ve lo faccio vedere. Ma non è bello? Cioè, poi Snoopy, capito? Snoopy è parte della mia vita, è parte della mia adolescenza. Ho un astuccio di Snoopy che risale alle medie, ho le agende mie di Snoopy con scritti tutti i miei ricordi, le mie memorie. Cioè, Snoopy. Snoopy è Snoopy, ok? Quindi vi faccio vedere qualche colorino. It's coffee. Facciamo qua. Non sono scriventissimi, ma a me piace così, non mi piacciono, non, oppure non sono capace di usare degli ombretti molto scriventi. Tomorrow. Queste spolverano un pochino, vabbè. Per me non è un problema, perché non è un problema. Life for today. E non si vedono bene con questa luce del Kaiser, ma ve li farò vedere. Comunque ve li faccio vedere qua. Toppiamo. Vabbè, carino, c'è dentro anche la... Così, vedete, c'è la cosa. Ve li faccio vedere, si vedono.
si vede il mio naso sotto. Belle, belle, belle. Sono profumate. Profumano. Cotto. Chiudiamo. E adesso vi lascio andare veramente. Perché questa è la scatoletta cartonata. Carina, davvero. Dietro c'è Snoopy e come si chiamava? Mi ricordo, aiuto. Non mi ricordo mai niente. Direte, ma questa qua quando fa le robe? Vabbè, comunque bellissimo. Io lo disegnavo, lo riproducevo, mi sono fatta anche delle magliette dipinte, poi le ho anche vendute per tirare sui soldi per i regali di Natale. Avevo un'inventiva. Va bene, questa volta vi saluto sul serio. Ribaci, ci rivediamo nel prossimo video. Ciao cari!